In alcuni miei video si parla del fatto che in Steven Universe si parli in qualche modo di sesso e omosessualità. Credo di dovere un bel po' di spiegazione a un sacco di persone, anche perché, ehi, come argomento credo che sia abbastanza interessante. Ma prima devo specificare che sto facendo i video con il telefono, perché la mia Reflex ha qualche problema con l'audio e piuttosto che dover riassemblare il tutto preferisco fare una cosa del genere. Tanto per iniziare, perché il sesso, in generale? Non so quanto tu che stai guardando possa sapere di archetipi, mitogemi o altro del genere, ma visto che la maggior parte delle persone non hanno la più pallida idea di che cosa vogliono dire queste parole, sappiate che qualsiasi storia, soprattutto se antica, voi ascoltiate, in realtà potete notare delle somiglianze con mille altre storie. Ci sono elementi ricorrenti, per esempio nelle favole o nei racconti epici o nei miti e nelle leggende. Per esempio, il bosco, essendo un luogo ricco di animali, di pericoli, con sentieri, percorsi da scegliere, di solito rappresenta la vita, o un rito di passaggio, o qualcosa del genere. Se ci pensate, nella Bella e la Bestia, bisogna passare per il bosco per trovare il castello. Cappuccetto Rosso, dove viene messa? Nel bosco. Dov'è che si trova la torre di Rapunzel? Nel bosco. Qual è il luogo proibito in Harry Potter? Una foresta. Si potrebbe andare avanti per ore, parlando di miti, leggende, favole o qualsiasi altra cosa che contiene l'elemento del bosco, e tutte le volte rappresenta la stessa cosa. L'incontro di vari personaggi, l'incontro di mille prove, è quello che rappresenta. Allo stesso modo la fusione. La fusione fra due persone diverse rappresenta da sempre o il bacio o la sessualità in modo più intenso. Vi basta pensare al bacio di Brancusi o a un sacco di altre opere, il bacio di Klimt, per esempio. Tutte le volte che due persone diventano una persona sola, quello che si cerca di trasmettere al lettore o allo spettatore è che queste stanno rinunciando alla loro individualità in funzione di qualcosa che è di entrambi. Questo come si chiama nel mondo odierno? Rapporto. Rapporto. Non necessariamente sessuale, ma rapporto, ok? In Steven Universe è evidente che tutto questo è trattato in modo sessuale. I discorsi di Lapis riguardo Jasper sono praticamente legati a uno stupro. È per la stessa che dice che la fusione è il momento più intimo fra due gemme e non c'è nulla di male nel sesso. E i bambini nascono così. E non dovete legare il sesso solo alla riproduzione, è sbagliato, non si dovrebbe fare perché è una limitazione terrificante. In realtà voi siete fatti di sessualità, usate la vostra sessualità ogni volta che vi relazionate con qualcuno. O anche con un oggetto o con un animale. Già il solo accarezzare un gatto in realtà è legato alla sessualità, ma qua si entra in spiegazioni complicate riguardo Freud. Quindi sappiate che sessualità si può intendere in milioni di modi diversi. Quello che intendete voi probabilmente è il pucciare il biscotto? E sì, c'è anche questo. La fusione è un momento intimo non solo psicologicamente, ma anche fisicamente. Due gemme finiscono per condividere lo stesso corpo, finiscono per condividere i loro ricordi, per condividere le loro emozioni e anche i loro pensieri. Nonostante ciò, restano due menti separate, fuse in una sola, completamente nuova, che non è la somma delle due. Non è quello che succede quando vi fidanzate con qualcuno? Improvvisamente tutto ciò che riguarda uno riguarda anche l'altro. Anche senza comunicare fra di voi, c'è una sorta di connessione. Questa connessione è anche fisica, avete bisogno di toccare l'altro, non potete parlare via chat, avete bisogno di incontrarlo. Poi che cosa facciate quando vi incontrate? Il punto centrale è condividere la propria vita, le proprie emozioni, i propri sentimenti con l'assoluta sincerità, un momento di massima intimità, ripeto. Costringere una persona a fondersi con un'altra può essere chiamato stupro, quindi costringerla a condividere la sua più intima intimità con un'altra persona. Nonostante ciò, non fraintendete, quello che attua Jasper sull'Apis non è un vero e proprio stupro, perché ehi, l'Apis era d'accordo, anzi è l'Apis che ha trascinato sul fondo dell'oceano Jasper. La cosa in realtà è molto complicata, infatti poi Lapis finisce per avere una sorta di sindrome di Stoccolma che non è una sindrome di Stoccolma, perché lei è la rapitrice di Jasper, in realtà. È complicata la questione, ma non soffermiamoci su Jasper. Quando Perla approfitta di Garnet per creare Sardonice, Garnet si incazza. Perché? Non solo perché per Garnet è una questione molto privata quella della fusione, visto che lei è stata criticata per la sua fusione eterogenea. Eterogenea. Ma anche perché effettivamente nella fusione tu condividi qualcosa di enorme con un'altra persona. Usarlo come mezzo per raggiungere i propri scopi è crudele. Poi, una fusione, esattamente come un rapporto, può essere superficiale o molto profondo.
Una fusione come quarzo fumé è estremamente profonda. Una fusione come malachite è estremamente superficiale. Nonostante ciò, entrambe raggiungono livelli di importanza enormi. Poi ci sono rapporti come opale, che sono molto più sani, e rapporti come suggerite, che non sono affatto sani, perché Ametista vuole stare con Garnet per sentirsi come lei. Allo stesso modo, il voler fondersi di perla con Garnet è più un bisogno di egocentrismo, e infatti Sardonice è egocentrica? Ehi, essere egocentrici non è per forza un difetto, ma è comunque uno squilibrio della personalità. Quando Steven e Connie si fondono, la considerano una cosa privata. Quando si fondono per sbaglio davanti a Greg, si sentono in imbarazzo. Quando Garnet si fonde, si sente di nuovo in imbarazzo, è impacciata, non sa come comportarsi. È un po' come se la fusione fosse la vera e propria rappresentazione di tutto ciò che c'è fra due persone, e non delle due persone, ma solo del loro rapporto. Di conseguenza parlare di rapporto sessuale non è l'unica interpretazione, assolutamente, ma è una delle tante e, a mio parere, quella più azzeccata, perché ricordate che la fusione resta comunque una fusione. Poi si parla di omosessualità. E perché di omosessualità se le gemme sono tutte quante asessuate? Sì! Perché siamo tutti quanti stupidi e non ce ne siamo accorti, abbiamo guardato la serie, la sappiamo a memoria e non ci siamo assolutamente accorti del fatto che le gemme sono tutte quante asessuate. No, l'hanno detto solo 1 milione di volte. Quello che dovreste davvero notare è che, ehi, hanno l'aspetto di donne. Non è una scelta casuale. Rebecca Sugar poteva tranquillamente pretendere di creare dei personaggi davvero asessuati, dove davvero non si capisse se fossero maschi o femmine, come Stevonny. E invece no, lei ha scelto di creare personaggi dall'aspetto femminile, femminile nello specifico, davvero femminile, non solo perché Gemma è una parola femminile. Vi lascerò tutto il materiale in descrizione, ma sappiate che Rebecca Sugar stessa, la creatrice della serie, ha affermato che sì, la serie vuole parlare di omosessualità. Parlare di omosessualità perché la bisessualità di Rebecca Sugar è stata molto importante per lei. Vuole che le fusioni parlino di sesso per aiutare gli spettatori a comprendere se stessa, a comprendere il proprio corpo, a comprendere i propri limiti. Alcune scene che per anni e anni e anni sono state trattate come divertenti, qui non lo sono. Quando Steven si veste da donna, per quanto lo spettatore possa far ridere, nessuno ride. Nel cartone nessuno ride. Steven è fiero di essersi vestito da donna. E non confondete le acque, questo non riguarda l'omosessualità, ma la comunità LGBT in generale. Inoltre si parla di omosessualità perché Steven ha vinto dei premi, non sto scherzando, per i suoi messaggi omosessuali. Parla di omosessualità perché vari creatori della serie hanno parlato di omosessualità legata alla serie. Vi basta controllare un qualsiasi elenco su internet di serie che parlano di omosessualità e Steven Universe è sempre dentro. Di conseguenza potete tranquillamente scegliere di non vedere questo lato di Steven Universe. È una scelta, potete farlo, libera interpretazione. Ma non potete nemmeno far finta che questo lato non esista, che non sia approfondito, che non sia voluto, soprattutto dopo tutti gli annunci che sono stati fatti a riguardo e le censure che ha subito. Già, perché Steven Universe è stato censurato per omosessualità in un sacco di stati. L'intera canzone di Garnet nella versione francese si è ritrovata un testo completamente diverso per parlare di amicizia e sottolinearlo. E in più, in Inghilterra, una scena di intimità fra Rose e Perla è stata completamente eliminata. Inoltre la serie è vista molto molto male in tutti gli stati o le comunità in cui l'omosessualità non è accettata. Quindi, ehi! Hey! Steven parla di gay. Lesbiche, principalmente. Poi c'è, beh, il signor Frowny e il signor Smiley che credo che siano una coppia, ma nulla è confermato per ora. Però molte li shippano, eh? Inoltre vorrei aggiungere che, ehi, hey, se le gemme fossero asessuate. Cioè, sì, sono asessuate, ma mettendo il caso in cui fossero asessuate e rappresentassero dei personaggi asessuati e fossero davvero asessuate in tutti i sensi e non avessero aspetto femminile, sarebbe comunque omosessualità, visto che stanno comunque avendo rapporti con persone dello stesso sesso. Già, persone dello stesso sesso, pensateci. Sono tutte asessuate. Non che abbiano molta scelta. È una sorta di omosessualità che non è opposta all'eterosessualità, ma è sempre omosessualità. Potete vederla anche così se volete darmi ragione. Se preferite darmi torto, fatelo, tanto lo fate lo stesso.